La riforma della curia che tutti gli chiedevano è un impegno al quale si è dedicato con intelligenza, cuore e alacrità, fin per così dire dal minuto zero del pontificato, fin da quel buonasera, preludio del buongiorno, che grazie a lui sarebbe sorto di lì a poco per la Chiesa. Ma la vera riforma portata in 24 mesi da Francesco non sta scritta in nessun documento. È la riforma dei cuori, è la rivoluzione della tenerezza, è l'apertura di una stagione di misericordia che non ha niente di elitario e formale, perché né lui, né gli ultimi di cui si fa portavoce ogni giorno del suo ministero, hanno mai spartito nulla con l'etichetta. E perché l'attenzione che il Papa dedica a tutta la gente, all'amato popolo, non è mai uno sguardo che arriva da lontano e dall'alto, ma è calore di un abbraccio stretto, è carezza su visi che pochissimi accarezzerebbero, è sorriso pulito che trasmette limpidezza, è odore di pastore che sta bene fra le sue pecore. L'arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della segreteria di Stato, non ha dubbi. I 2 anni di pontificato del Papa sembrano davvero millenni. Tutti guardano Papa Francesco con speranza, con fiducia, perché ci ha aiutato a vedere in maniera diversa la Chiesa di quello che desidera lui. La Chiesa che si deve liberare da tante incrostazioni storiche ed essere quella che deve essere per natura, cioè il segno della presenza di Dio tra gli uomini. Deve essere trasparente nella persona, nelle persone e nel funzionamento delle istituzioni. Rischiavamo prima che il protocollo quasi avesse la prevalenza sul Vangelo. Invece adesso dobbiamo fare in modo che anche nel nostro scrivere siamo più evangelici che rispettosi del bon ton o dell'Evangelo. I 2 anni all'insegna di una totale e insistita semplicità di vita, proposta con costanza alle folle, dagli scogli di Lampedusa all'oceano umano di Manila, parlando con l'autorevolezza del primo pastore e la simpatia di un catechista, per instillare la convinzione che la vita cristiana è fatta di amore concreto senza sofismi né teorie, sono stati possibili, spiega Monsignor Becciu, da 2 qualità di Francesco, coraggio e determinazione. Lui non recita, lui è se stesso. E nell'essere se stesso, come dicevo prima, vuole davvero vivere il Vangelo. Ecco, questa sua determinazione, questa sua passione, perché la gente veda in lui un uomo del Vangelo. È soprattutto da Santa Marta che ogni giorno Francesco prende una piccola tessera di sapienza evangelica e la appone sul grande mosaico che il suo cuore ha disegnato per la Chiesa. Da quel piccolo altare è scoccata in certo modo la scintilla che qualche giorno fa sul grande altare di San Pietro ha innescato il fuoco che Papa Francesco desidera divampi ovunque con l'anno santo della misericordia, perché i cristiani seduti tornino a essere persone con la gioia negli occhi e la Chiesa ami sempre più le periferie come il suo centro e insegni che Dio perdona sempre e chiunque. Io per me vedo tanta disperazione intorno. La gente che ha voluto fare l'esperienza della Torre di Babele, vuole andare oltre le leggi di Dio. È stato geniale il Papa nel proporci l'anno, il Giubileo della Misericordia, perché l'uomo deve scoprire come dopo il fallimento, dopo il tormento del peccato, c'è qualcuno che è Dio, ha fiducia ancora in te. A misericordia di te, vuole il Papa che abbiamo a sperimentare la misericordia di Dio.